Com'è tranquilla questa soundtrack di introduzione? Fa venire quasi voglia di ascoltarla tutta fino alla fine. Comunque, benvenuti a tutti, buon pomeriggio, chiunque sia in ascolto, a chiunque stia guardando, guarderà il video che ovviamente verrà poi postato su YouTube. Vi chiedo solo un attimo di pazienza perché sto provando ad impostare il cellulare, ma sfortunatamente quest'ultimo non collabora, quindi intanto cerco di far partire il gioco. Se riesco a fare tutto, cominciamo. Allora. No, niente da fare. Non so perché, ma il mio Twitch non funziona più. Io mi volevo mettere un auto-hosting, ma non riesco a farlo senza sloggare e riloggare. Vabbè, lo facciamo, però è una forzatura bella grossa, eh. Non poter usare il cellulare per guardare la chat significa poterlo anche buttare, per quanto mi riguarda. Allora, io l'ho sempre detto che gli apparecchi mobile non servono a niente, la gente non mi vuole stare a sentire, pretende di fare tutto dal cellulare e poi si prende di tutta l'altra. L'odio profondo per la pubblicità di Twitch. Non ve lo posso neanche raccontare. E vabbè. Ciao El Niño, benvenuto. Scusami, ti ho letto quasi per sbaglio perché stavo switchando tra un canale e l'altro. Comunque, ben arrivato. Allora, oggi ci continuiamo. Un po' di Katy Rain, Caterina Pioggia. Abbiamo iniziato la volta scorsa. Adesso farò un breve recap di quello che abbiamo visto nel primo episodio. Così ci allineiamo. Die, monster! You don't belong in this Orso. world! Se qualcuno passa sul mio canale sa che sto facendo questo. Ok, ci ho detto, vediamo se riusciamo. Allora, il gioco io l'avevo avviato, ma tra l'altro il gioco gira in una finestra a risoluzione ultra personalizzata, oserei dire. Però voi lo dovreste vedere bene. Perché c'è scritto Dying Light? Perché ho preso la finestra sbagliata. Oddio, che brutta la chat in quel modo. Aspetta che l'aggiusto un pochino perché se lo provo a guardare. L'obiettivo non era questo, ma allora. Prendiamola un po' più quadrata. Tra l'altro qui ci dovrebbe essere. Ecco, almeno riesco a fargli riscrivere perché sono ancora registrati nel vecchio Nightbot i comandi, quindi. Però non si legge uguale lo stesso. È distortissima la chat. Quante belle cose da sistemare, eh? Quello dovrebbe essere un quadrato, in realtà. Solo che poi diventa piccolo. Ci sarebbe spazio per qualcos'altro là sotto. Vabbè, niente. Facciamo un breve riassunto del primo episodio, per chi se l'è perso, comunque è su YouTube, nel caso che qualcuno volesse recuperarselo. Allora, Katy Rain è un'avventura grafica fatta da uno studio che avete visto il poco fa il nome dello studio, Clifftop Games o qualcosa del genere. In realtà è uno di quegli studi che sono composti da una sola persona, però la persona in questione non è l'ultimo arrivato, ma è il direttore di Wojtek Games, che è una casa che fa giochi, avventure grafiche, punta e clicca in 2D di una certa qualità. Insomma, chi ha giocato Resonance o Gemini Rua oppure Shardlight lo sa bene. Il gioco ha un'ambientazione moderna, contemporanea. La nostra protagonista è una studentessa universitaria, non mi ricordo se studia giornalismo o qualche altra cosa.
vive con una coinquilina che a un certo punto la informa, essendo una coinquilina estremamente discreta, a un certo punto la informa della morte di suo nonno. Tenete conto che lei non aveva mai detto alla coinquilina né dove abitasse né tutto il resto, semplicemente la coinquilina si è fatta i cazzi suoi, detto proprio papale papale, e ha scoperto insomma della morte di quest'uomo che in realtà era il nonno. Tra l'altro glielo comunica in un momento in cui Casey è completamente ubriaca, per cui recepisce la notizia, sì o no, però essendo la coinquilina una che, come si è detto, si fa molto gli affari suoi, praticamente le prepara tutto per andare al funerale il giorno dopo. E così lei si mette in viaggio verso il suo paesino dove è nata, verso il paesino dove è nata, va al funerale dove incontra sua nonna. Praticamente il tizio era suo nonno paterno ed era un aviatore che aveva fatto la guerra, insomma aveva partecipato alla seconda guerra mondiale, e il gioco si svolge nel 1995. E andando a trovare la nonna dopo il funerale, Casey scopre che il nonno aveva avuto un misterioso incidente che lo aveva costretto su una sedia a rotelle per tipo gli ultimi 10 anni della sua vita. Tra l'altro apprendiamo anche un po' di dettagli della vita familiare. Scopriamo che il padre di Casey se n'è andato, la mamma è praticamente impazzita e quindi ha tagliato tutti i ponti con la famiglia del padre. Per cui la nonna non vedeva la nipote da un sacco di tempo, eccetera, eccetera. E non sappiamo che fine abbia fatto la mamma, ma suppongo sia stata internata o qualcosa del genere. Katie al momento vive in città, con questa sua coinquilina, studia all'università e conduce la sua vita per conto suo. Però sembra che abbia un buon rapporto con la nonna, perché quando si rincontrano, insomma, la cosa è su termini piuttosto amichevoli. La nonna le racconta l'episodio di questo incidente che lei giustamente non sapeva, perché la mamma l'aveva tagliata fuori da tutti i fatti della famiglia del nonno, quindi lei non aveva neanche saputo che il nonno avesse avuto questo incidente. Avvenuto, ripeto, in circostanze misteriose, perché molto semplicemente una notte il nonno non era tornato a casa. E quando c'era tornato, era tornato praticamente in compagnia dello sceriffo, il quale diceva di averlo ritrovato sul ciglio di una strada in uno stato semicatatonico. Da quel giorno il nonno non ha più parlato, non ha più camminato, è rimasto su una sedia a rotelle ed è rimasto, insomma, menomato per il resto della sua vita, che sono stati 10 anni, insomma, non mi ricordo, no, 14 forse, perché sì, l'episodio è avvenuto nel 1981. Io poi, come in tutte le avventure grafiche che si rispettino, sto tenendo una buona registrazione degli eventi perché tutte le informazioni possono servire. E sì, l'incidente è avvenuto nel 1981 e naturalmente, insomma, Katie rimane abbastanza sorpresa e colpita da tutto questo, per cui si offre, diciamo, offre a se stessa e alla nonna di fare delle indagini, perché la polizia ha archiviato la cosa in maniera molto, molto sommaria, molto banale. Tra l'altro, lo sceriffo dell'epoca non c'è più, al momento il paesino ha un altro sceriffo, e quindi quando Katie va a parlare con lo sceriffo per cercare di avere qualche ragguaglio in più, questo la liquida molto rapidamente dicendo che il rapporto è classificato, che non può farle vedere delle prove, eccetera, eccetera, per cui lei è costretta con degli stratagemmi a leggere per altre vie questo rapporto. Insomma, abbiamo fatto un po' di magheggi al distretto di polizia per mettere mani su questo rapporto. Abbiamo scoperto che effettivamente non si riesce a capire se si è trattato di un'aggressione, che cosa è successo. Quello che è stato riferito a quanto pare è vero, cioè lo sceriffo ha semplicemente trovato il nonno sul ciglio della strada in questo stato così. E tuttavia al rapporto erano allegate delle prove interessanti che Katie è riuscita a procurarsi con uno stratagemma, e quando è stato ritrovato il nonno aveva in mano un registratore. Questo registratore conteneva un nastro, diciamo una registrazione, nella quale venivano dette alcune cose. E tra l'altro, tra i vari indizi che Katie riesce a trovare, c'è qualcosa che si riferisce all'attico, perché riesce a capire che il nonno stava conducendo qualche esperimento nell'attico di casa, che tra l'altro era un posto che lei da piccola considerava spaventoso e nel quale non era mai entrata. E andando a frugare nell'attico, Katie trova una valigetta con un codice che riesce a sbloccare, e all'interno c'è una busta. In questa busta ci sono svariate carte, delle fotografie, una delle quali rappresenta il nonno con altri militari in una base aerea, poco prima dell'inizio della guerra. Un'altra è una fotografia sbiadita nella quale non si capisce niente, si vedono solo degli alberi, ma andrebbe lavorata per poterci capire qualcosa. E poi ci sono, c'è una registrazione con dei messaggi che sembrano in qualche modo messaggi di una segreteria telefonica,
nei quali figura il nome di un certo Koki, che non si capisce bene chi sia, ma che fa riferimento a qualcuno con cui sia lui e il nonno stavano interagendo, al quale voleva non riferire delle cose, si dice solo questo nel messaggio. E poi ci sono invece riferimenti ad un episodio, un altro episodio capitato pochi anni prima dell'incidente del nonno, ma che ha comunque sconvolto il villaggio, che riguarda la morte di una ragazzina, a quanto pare annegata nel lago quando aveva solo 16 anni. E Katie fa delle indagini anche su questo. Intanto scopre che Koki probabilmente è uno dei soprannomi che gli aviatori si davano fra loro, quindi potrebbe essere un collega del nonno. Inoltre, facendo indagini sempre alla polizia, sempre raggirando i due poliziotti, che sono uno più imbecille dell'altro, per mettere le mani sull'archivio, trova il rapporto sulla morte della ragazzina e fa qualche indagine per risalire alla famiglia. Andando a trovare la mamma della ragazzina, dapprima deve convincerla a parlare perché quest'ultima non è molto ben disposta verso gli estranei, ma quando poi riesce a guadagnarsi un po' la sua fiducia, riesce a scoprire che la ragazzina, uno, si è suicidata perché era entrata in una forte crisi depressiva intorno ai 15 anni, due, era un artista, dipingeva dei quadri anche molto belli, uno di questi la mamma lo ha conservato e l'ha tenuto in salotto, e tutti gli altri sono stati venduti ad un ricco collezionista, il quale è andato lì con un portafoglio pieno di soldi, ha detto alla mamma: dammi tutti i dipinti di tua figlia, così senza se, senza ma. E lei naturalmente glieli ha dati perché aveva poi un figlio malato da crescere, insomma, il fratello della ragazzina era, insomma, non sta bene e quindi ha bisogno di cure, e quindi la mamma ha ritenuto opportuno liberarsi dei quadri della figlia, che oltretutto le procuravano un grosso dolore, per guadagnare un sacco di soldi con i quali ha mantenuto il figlio. E quindi, allo stato attuale dell'avventura, o se preferite dell'indagine, abbiamo informazioni su questa ragazzina suicida, abbiamo informazioni sul collezionista e qualche informazione su questo Koki, che in qualche modo era probabilmente un collega del nonno e sicuramente sapeva qualcosa. Se riuscissimo a ritrovarlo oggi, sicuramente ci darebbe qualche indicazione in più. A questo punto riprendiamo la nostra avventura. Io molto intelligentemente ho messo due salvataggi con lo stesso nome. Ma quale sarà quello giusto? Secondo me era questo. Allora, come vedete, Kat ha questa splendida moto, che peraltro fa molto Pinky Girl, non mi ricordo come si chiamavano, vabbè, anni 70, ok. Dopodiché io ricordo molto poco, nel senso che avendo completamente perso il filo dell'avventura, non so quale sarebbe la mossa giusta da fare adesso. Forse mi conviene andiamo a casa dei nonni, come si dice in questi casi, e controlliamo un po' il diario, perché noi abbiamo uno sketch dove teniamo conto di tutto quello What che really dice. happened to you that night, Grandpa? Allora, rivediamo tutti gli elementi. Incidente dell'81 a quello del nonno. Something was special about that girl. I Lily just knew it. Myers è la ragazza I don't have suicida. anything to say about that. La base aerea AFB, chissà dove I wonder state. who this cocky person really is and why he needed Grandpa's help so desperately. Ok, questo era qualcuno che aveva bisogno dell'aiuto del nonno, sì, è vero, nel messaggio. Il messaggio lo stiamo anche riascoltare, eh. Perché abbiamo questi nastri? Non so se era questo. Come vedete, 1995, quindi abbiamo ancora i nastri in videocassette. Il CD esiste, ma probabilmente non è una tecnologia ancora universalmente riconosciuta. You've reached the Rain Ok, residence. questa è la segreteria telefonica. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. Questo This is Charles è un amico di Charles. famiglia, I thought I'd give you a o call. forse è proprio il fratello, Elgar just had her non ricordo. firstborn. Comunque, He's a vabbè. boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she Vedete, wants Katie to comunque see mancava di baby. casa da un sacco di Well, tempo. anyways, hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming Questa deve back. essere la mamma di No calls, Katie, don't che write. si era completamente Ever slegata try dalla to famiglia contact us, I will call the del police. marito, anzi. E poi ha dato di testa, insomma. Joseph,
E questo è il messaggio incriminato. Sono io, Koki. È capitato anche a me, chissà di che parla. E non intendo dirlo a nessuno di quei bastardi, non hanno capito niente. Tu sei l'unico del quale io mi fidi adesso. Richiamami appena puoi. Io immagino che quando parla di quei bastardi che non hanno capito niente si riferisca all'esercito o comunque ad altri colleghi, perché qui si configura un mistero di natura militare probabilmente. E vediamo l'altro nastro invece. Questo era bello lungo, se non ricordo male. Tutta questa roba l'ho trovata nell'attico, Note to self. Allora, nota per me stesso. Ricorda, il bouquet perfetto si compone di 3 rose rosse, una viola blu e 2 tulipani gialli. Ho lavorato sulle mie ricerche nell'attico di notte. Non voglio farla preoccupare. Ha già abbastanza cose di cui preoccuparsi senza che tutto questo, senza tutto quello che è successo ultimamente, Cosher. Comunque, sto avvicinando sempre di più alla fonte. Ho una teoria, mi serve aiuto. Dovrò coinvolgere qualcun altro. Quindi è molto criptico. Ovviamente ho usato questo messaggio anche per risolvere l'enigma della valigetta, perché il messaggio dei fiori combinato con un libro di matematica dava il codice per aprire la valigetta. Nella valigetta c'era una busta e nella busta c'erano diversi documenti, diverse cose, tra cui le foto. C'era questa foto dei soldati. Grandpa in uniform with two other men. Nonno in uniforme con altri due uomini, c'è scritto qualcosa sul retro. Addestramento base aerea McConnell nel 1941. Possiamo anche guardarla la foto? No, da vicino no. E poi l'altra foto invece è una foto che è stata esposta troppo alla luce, non se ne capisce molto. Posso vedere gli alberi sullo sfondo, ma la maggior parte della foto è semplicemente un foglio bianco. C'è scritto, ecco, probabilmente esiste un modo per migliorare la visibilità a scuola, nella mia facoltà. Me ne occuperò domani quando torno, ok. Però siccome non c'è la possibilità di tornare all'università, è chiaro che c'è ancora qualcosa che possiamo fare, perché di solito questi giochi sbloccano una nuova location, una nuova possibilità quando abbiamo esaurito le cose da fare, no? Quindi cerchiamo di capire se esiste qualcosa che ci siamo persi. Mi piacciono molto le musiche del gioco, perché sono giustamente malinconiche. Questa è una vicenda abbastanza triste, perché comunque il nonno ha vissuto malissimo gli ultimi anni, la ragazzina si è suicidata, insomma ci dovrebbe essere dietro un bel mistero da svelare. Ah, ho trovato anche questa chiave, che però non ha nessuna targhetta o etichetta, quindi non ho la più pallida idea di cosa potrebbe nascondere. Allora, qui potrei andare a trovare la nonna, ma no, non voglio parlare con la nonna perché ci siamo già dette tutto. It's a phone book, Conwell Springs County. All right, got it. Ok. Sì, ho cercato il numero della base aerea perché fondamentalmente non è che. No, couldn't find it. Purtroppo il collezionista d'arte non ha lasciato il suo nome, ma mi era stato detto qualcosa a suo riguardo. Mi ha dato una descrizione. Mi ha dato una descrizione del tizio. Vogliamo provare a chiamare la base aerea, ma che senso avrebbe? Fare qualche domanda. Ah, c'era l'articolo di giornale, ok, sulla morte della ragazzina. Questo è il rapporto sull'annegamento. Ah no? Vabbè, niente, proviamo col numero. Base aerea McConnell, come posso aiutarla? Salve, mi stavo chiedendo se avevo del tempo di rispondere a qualche domanda. Sure
thing, ma'am. Certo, signorina, chieda pure. Do you know anything about what happened? Sa qualcosa su cosa è accaduto a Joseph Rain nell'81? So che non era più in stanza qui alla base all'epoca, aveva lasciato l'aviazione decenni prima. Ma come cittadino di Cornwall Springs, certo, ho sentito delle voci come tutti gli altri. Di come è stato trovato dallo sceriffo tutto sottosopra, camminando nei boschi con una sorta di inspiegabile danno cerebrale. Qualche teoria su quello che stava facendo là fuori? Temo di no, signorina, ma sono sicuro che non ha niente a che fare con la nostra base o le operazioni che conduciamo qui. Ok, cosa può dirmi sul suo servizio alla McConnell? Beh, Joseph Rain è una leggenda da queste parti. La sua pila di medaglie pesa più della mia macchina. Sono stato abbastanza fortunato da incontrarlo prima che subisse quel danno e devo dire che era un uomo davvero di grande ispirazione. Sono sicuro... mi sto perdendo i dialoghi, ma adesso ti rallento. Qualche idea di perché abbia lasciato, sembrava così felice della sua attività. Lei è, sono sua nipote. Beh, allora mi dispiace per la sua perdita. Ho saputo della sua dipartita recente. Lo apprezzo molto, amico. Allora, riguardo al suo abbandono, non dovrei parlare male dei morti, ma alcuni dicono che la guerra lo avesse distrutto. Stress post-traumatico. Io non credo che sia così. Quando l'ho incontrato, aveva ancora tutto il suo carisma. Forse era semplicemente senso di colpa. Aveva messo fine a molte vite. Ma sono solo speculazioni. Grazie per i tuoi pensieri. Allora, no, devo impostare questa cosa nelle opzioni. Non so perché ogni volta si deseleziona di non far scorrere via i messaggi. Perché sennò devo correre dietro ad un inglese che non riesco né a leggere né a metabolizzare. Invece è importante anche avere il tempo di assimilare tutto quanto, altrimenti... Allora, vogliamo chiedere di Koki. Riconosce il nomignolo d'aviatore Koki? Temo di no, signorina. Conosco tutti i nomi in codice qui e sono sicuro che non è uno di loro. Non è uno di quelli attuali, comunque potrebbe essere stato usato all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Oh, che peccato, non teniamo registrazioni ufficiali dei nomi in codice. L'unica scelta a cui riesco a pensare è riuscire a parlare con qualcuno che era in guerra all'epoca. Qualche suggerimento? L'unica persona a cui riesco a pensare ancora viva potrebbe essere Charles Wade. Miliardario? Era anche lui di stanza alla McConnell? Lo era fino al momento in cui fondò la Wade Industries negli anni 60. Molto bene, grazie. È stato un piacere, signorina. Qualcos'altro in cui posso aiutarla? Credo di no, perché... Ok, però intanto mi ha già dato un nome ed è un modo per sbloccare il mio... Come dire, la mia impasse. No, io direi basta. Direi che possiamo chiudere. Molto bene, tutto qui. Goodbye, ma'am. Buonasera, signori. Ok, vogliamo provare a cercare questo Charles Wade? Vediamo un po'. Dovrebbe essere abbastanza famoso se è un miliardario che ha fondato delle industrie tipo Stark Industries. Non c'è alcun Charles Wade qui, valeva la pena tentare, ma essendo ricco e famoso immagino che abbia un numero segreto, davvero. Non c'è neanche un cenno alle Wade Industries, ma è stato abbastanza... Ma è... Ma si trovano abbastanza lontani? No. No, sarebbe, esatto, una bella... una cosa piuttosto impegnativa per loro avere un ufficio in questa piccola contea. Dovrei cercare di riuscire a contattarlo in qualche altro modo. Mi è venuto un dubbio. Se io provassi a parlare con la mia coinquilina o comunque con l'università di quella foto... Ci voglio provare. Vediamo se posso ricavare. Hi, this is Eileen speaking. Salve, qui Eileen. Quanto non la sopporto questa donna. Hey, it's me, Kat. Ciao, sono io, Kat. Oh, hi, what's up? Oh, salve, ciao. Cosa c'è? Cosa riguardava quella foto? I don't need to ask her about that. No, no, anche perché se la coinvolgo poi questa comincia a spettacolare, non è proprio il caso. Invece... I don't need to ask her. Di cosa potrei chiederle? I'm trying to find this guy, sto cercando di trovare questo tizio, tutto quello che ho è il suo nickname, Koki. Ah, è vero, lei è una fanatica di internet, magari trova qualcosa. Well, what do you know about Beh, cosa sai di questo tipo? Not much. Non molto. Credo che fosse alla base aerea e...
servisse nell'aviazione insieme al mio nonno. Insieme al mio nonno. Forse potresti cercare di trovare qualcuno a base aerea che lo conosceva. Ci ho provato. Potrebbe valere la pena. Vabbè, praticamente era un modo per ottenere un suggerimento su una mossa che ho già fatto. Collezionista d'arte? No, mi sa che non mi è molto utile, Aileen. Nonostante la sua buona predisposizione ad aiutare, sto cercando di contattare Charles Wade, industriale, lo conosci? Wow, davvero? Perché? È una cosa complicata, ma so che ma conosceva il nonno all'epoca, erano stati in guerra assieme. Deve essere estremamente difficile entrare in contatto con una persona di quel genere. Già, sto per scoprirlo. Me ne sto rendendo conto. Forse potresti chiedere a qualcuno dell'aviazione se serviva con tuo nonno, voglio dire. Sì, potrebbe valerne la pena. Dovrei richiamare la base. Vale comunque la pena tentare. Di solito in questi giochi è sempre bene insistere. Caterina e Connor, come posso aiutarla? Salve, mi chiedi se avessi il tempo di rispondere a qualche domanda. Sono piuttosto disponibili per essere una base militare. Di solito sono sempre molto sbrigativi. Informazione riservata. Non posso dire queste cose ai civili. È stato più rompiscato dello sceriffo, che invece dovrebbe essere ben più disponibile verso i cittadini. Ma lo sceriffo è uno stronzo, glielo ti leggo in faccia. Allora, parliamo di Charles Wade. Sto cercando di entrare in contatto con Charles Wade. Per caso mi sa dire come raggiungerlo? Mi spiace, signorina, ma Charles Wade è una figura di spicco a livello pubblico. Ci ha esplicitamente chiesto di non fornire i dettagli del suo contatto a nessuno. Esiste un modo in cui potreste fare un'eccezione? Ho veramente bisogno di parlargli. No, non si può fare. Non posso aiutarla a meno che lei non abbia un qualche tipo di impegno a livello ufficiale. Fare finta di essere un poliziotto è un reato. Non vorrei andarmi a mettere nei guai, però d'altra parte. Io ho una questione ufficiale. Sono il vice sceriffo Reagan. Sto chiamando dall'ufficio dello sceriffo di Cornwall Springs. Bel tentativo. Sa quale dire il chiamante? Posso chiaramente vedere che non sta chiamando al dipartimento. Posso riuscirci, però. Usare il telefono dello sceriffo per me sarà una sciocchezza. È una cosa che ho anche già. Non ho già fatto, ma ne ho avuto l'opportunità. So perfettamente come devo fare. E sarà la prossima cosa che farò. Allora, andiamo alla stazione di polizia. Non devo far altro che mettere in piedi la solita pantomima nella quale il tizio casca sempre, per poi mettere le mani sul suo telefono mentre non c'è. Hey Sheriff, what's the deal with that bum? Appena lui si distrae, entro nell'area della prigione. Poi parlo con Bam. Hey. Hi there. Could you distract Lenny again? Sure, I needed to puke again anyway. Good to know. Praticamente questo vomita e Lenny deve venire qua a pulire il pavimento, se ho capito bene. Guess what? Indovina un po'. He's having some kind of fit in there. Sta avendo un'altra crisi di getto. Not again. Oh, non di nuovo. Adesso lui se ne va, mi lascia campo libero e io uso il suo telefono. Così sto chiamando all'ufficio dello sceriffo. Sono o non sono un genio, eh? Il vice sceriffo Reagan torna in azione, signore. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you... Basta riseguire la stessa conversazione, presuppongo. I'm trying to get a hold of Charles Wade. I'm sorry, ma'am, but he has a... Is there any way you can make an exception? No can do. I can't really help you out. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. Benissimo. Ah, effettivamente sta chiamando da quella stazione di polizia. Dice che è un poliziotto, ma non mi sembra un poliziotto. Chissà se l'accusa di sessismo funziona sempre.
What the hell is that supposed to mean? E questo cosa diavolo vorrebbe dire? È perché sono una donna, non è vero? Le donne non possono appartenere alle forze dell'ordine. È questo che sta dicendo? Quanto sessismo. No, non è quello che... Hai idea di quello che devo sopportare tutti i giorni? Nessuno mi prende sul serio. Quegli sguardi, gli ammiccamenti, riferimenti sessisti, riferimenti sessuali. Si calmi, ok? Controllo subito i file. Effettivamente non c'è niente di cui vorresti liberarti prima che una femminista incazzata. Ok, 555-7641. Grazie maggiore, è stato di grande aiuto. Forse però dovrei andare a chiamarlo da casa, eh? Perché se continuo da qua mi faccio beccare. In realtà il gioco non ha mai messo un tempo alle telefonate. Proviamoci, proviamoci. Anche perché continuare a fare finta di essere il vice sceriffo Reagan potrebbe esserci utile. Vediamo un po'. Devo trovare il modo di ottenere un appuntamento con questo tizio. Residenza Wade. Hi, this is Kathy. Salve, sono Katie Rain. Sto cercando Charles Wade. Non vive più qui. Cosa riguarda comunque? Che cosa vuole da mio padre? Ah, questa è la figlia. Vorrei solo fare una rapida chiacchierata con Mr. Wade. Riguarda mio nonno, Joseph Rain. Sei in ritardo di 20 anni, ragazzina. Mio padre non ha più né tempo né energie per occuparsi di gente come te. Ma... questa conversazione è finita. A meno che mio padre non dica esplicitamente di volerti parlare, questo non accadrà. È riattaccato. Esatto, è proprio una strega classista... di alto profilo, aristocratica. Beh, non è detta l'ultima parola. Intendo parlare con quel vecchio in un modo o nell'altro. Già, il problema è come fare. Non vive neanche più lì, quindi andare a casa sua. Ne vogliamo parlare con la nonna? Ma cosa potrebbe sapere la nonna? Al massimo perché erano colleghi. Ci possiamo provare, ma... Mind if we talk for a bit, Grandma? Dispiace parlare un pochino, nonna. Not at all, dear. What's on your mind? No, no, mia cara. Che cosa hai in mente? Parliamo un attimo. Ah, a proposito. I don't see a reason to ask her about that. Che la tizia mi aveva dato la descrizione. Magari lei l'ha visto. No, vabbè. I don't see a reason. Ok. Di Cogi ne avevamo già parlato e non sa niente. Charles Wade. What can you tell me about cosa Charles sai dirmi Wade? Di Charles Wade? Well... I do know. Beh, so che si è fatto un nome dai tempi in cui lui e Joseph erano andati in guerra insieme. A quanto pare, tirò fuori qualche brillante progetto di ingegneria per gli aerei che è in uso dappertutto al momento. Qualche idea su come entrare in contatto con lui? Temo di no, mia cara, non lo vedo da anni. Lui e Joseph sono cresciuti molto lontani, si sono allontanati molto prima che tu nascessi. C'è stato un motivo particolare per questo? Nulla di cui io sia a conoscenza. Ok, quindi siamo ad un altro punto morto. Siamo ad un altro punto morto. Bye, Kathy. Non ha alcun senso andare a chiedere ai Myers di questa storia. Eppure sono convinto che ci deve essere un modo per entrare in contatto con questo tizio. Vogliamo provare a richiamare Eileen, ma... Eileen mi ha già detto tutto quello che poteva, quindi sostanzialmente non... Hey, it's me. Oh. I don't need to ask her about that. Okay, no, basta. Okay, gotta go. Talk to you later.
Mi chiedevo se questo tizio... non ha un indirizzo preciso al quale posso andarlo a trovare per ripetere la conversazione di persona. A questo punto l'unica cosa che posso fare è insistere al telefono alla stronzetta. Ma no, perché ti dice New Location Added quando hai trovato un nuovo posto. Quindi niente. In questo momento l'unica cosa che mi viene in mente è richiamarla. E insistere. Però non credo di riuscire a convincerla se non ho altri elementi. You've reached Erica Wade. Leave a message. Avete chiamato Erica Wade, lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Ok, quindi. I want to put a message in here, but I'm not sure. Vorrei mettere un messaggio, ma non sono sicura di cosa dire. Credo che ci dormirò su e cercherò di capire qualcosa domani mattina. Beh, questo è un buon punto di partenza, perché se vai a dormire e ne riparli domani. Questo era l'attico del nonno. Ma non credo che ci sia nient'altro da trovare qui per ora. Oh, hello. In teoria dovrei tornare all'università, no? Nah, I'm more of a coffee gal. Avevo intuito. Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Non mi ero perso qualche indizio in questa stanza. A decent sized book collection. Most of them science or... No, no, questi a decent sized. E non avevano niente di... Ok, ha parlato di dormire, ma vuol dire che dovrei tornare... al dormitorio, perché lei vive là alla fine. Se non dormi da nonna, il fatto è che non mi ci fa andare, però. Quindi c'è ancora qualcosa che devo sbloccare. E riesaminiamo un attimo i nomi del cimitero, perché non c'è nessun cognome che mi dica niente, tra quelli che ho notato. Ma il ragazzino e sua mamma non li ho più rivisti alla fine. Ok, no. Myers. Basta. Non me ne fai esaminare altre. Allora, ci deve essere qualche interazione molto semplice che mi sto perdendo. Di fatto lei mi ha implicitamente suggerito... Vogliamo provare a parlare con lo sceriffo, ma lo sceriffo è sempre così... così poco collaborativo. Cosa gli dovrei chiedere ulteriormente? Cioè, è solo la logica dei videogiochi di avventura che mi spinge a tentare tutte le interazioni possibili, anche le più improbabili, perché secondo me... lo sceriffo sarà scorbutico e poco collaborativo, come sempre. Poi figurati, parla di un personaggio pubblico. Hello, cosa sheriff. Vuoi che mi... Mind if I ask you a few more questions? If you must. Ecco, è sempre molto amichevole. Allora, il collezionista. Vediamo se sta qualcosa. Non glielo vogliamo chiedere, vabbè. I don't need to ask him that. Ecco, vedi, la stessa Katie si è resa conto che...
I don't need parlare to con lo sceriffo, una perdita di tempo. That's all for now. E invece Lenny? E se Lenny avesse visto il tizio? Hey Lenny. Hello Kathy. Nah, I don't want to ask him about that. No, vabbè. Nah, I don't want. Nah, I don't want to ask him about. Anche Lenny è utile come un termosifone all'equatore, va bene. Well, gotta go. See ya. Giusto per togliermi lo scrupolo, perché non lo so. How can I help us? Proviamo a frugare un'altra volta dagli archivi della polizia. Ah, a proposito, ma io non ho controllato se la chiave del nonno apre qualcosa qua dentro. I'll need a key. Non si può mai sapere. That combination makes no sense. Non è vero che non ha senso. Mi potevi dire che la chiave non si adatta, ma non che non ha senso. Vabbè, comunque lo apprezzo perché è un modo per gli sviluppatori per comunicarmi che è proprio la scelta sbagliata, cioè che questa pista non porta a nessuna parte. Vabbè. Ritentiamo un'altra volta. In effetti io non devo prendere altre prove. Hey. Could you distract Lenny again? Sure. Good to know. Guess what? He's having some. Here we go again. Fax machines. Non c'è niente da cercare qua dentro perché. I already got the report. Vedi. I got the key already. I don't think I need to mess with that anymore. Basta. Sostanzialmente non c'è altro. Quindi no, il distretto di polizia è un altro vicolo cieco. Per ora. Finché non si sbloccano nuove interazioni. Qui non ho nient'altro da fare. In effetti l'unico posto, secondo me, dove avrei qualcosa da fare in questo momento è proprio la casa di nonno. Vogliamo fare un estremo tentativo? Chiedere ai Myers qualcosa su Charles Wade? Ma che senso avrebbe? Certo, Charles Wade è un uomo molto ricco. Potrebbe essere lui il collezionista. Anche se scoprissi una cosa del genere, poi come vorrei sfruttare queste informazioni? Vediamo. I had a few more questions. Shoot. Does the name Charles Il nome Charles Wade ti dice niente? Some big time business. È un uomo d'affari molto molto in vista, non è così? Yeah, he owns a large company. Sì, è il proprietario di una grossa azienda. That about sums up what I know about the fella. E questo è più o meno tutto quello che so di quel tizio. Ok. Vabbè, è quello che mi aspettavo. No, aspetta, 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 non andarci. Sure thing, little cat. Anche se è una domanda che ho già fatto. Tell me about this rich. Volevo rivedere la descrizione. Allora, ricco, dall'aria stravagante, sulla cinquantina o di lì. Oggi potrebbe avere circa 70 anni se è ancora vivo. Ok. Bussò a quella porta un giorno con un portafogli pieno di soldi. $5,000. Voleva tutto quello che Lily aveva anche solo toccato con un pennello. Ti ha detto il perché? No, ma avevo la sensazione che la maggior parte di quei soldi venissero pagati per non sentirsi fare domande. Presi i soldi, avevo ancora Nathan da mantenere. Lo straniero ti ha detto il suo nome? No. La sua faccia era difficile da dimenticare comunque. Grosso naso, occhi blu, profondi occhi blu. Sembrava un irlandese, aveva una volta chioma scura che virava il grigio e non portava barba. Ok. I think I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Come back anytime. Basta così. Quindi, anche la casa dei Myers non ci porta a niente.
torniamo alla Catmobile. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's... I don't see a reason to ask her about that. Infatti. I already talked to her about that. È chiaro, sì. Do you know anything about Lily Myers? Teenage girl drowned. Oh, questo yes. Avevo detto. Never do they still live? Mother and son do, but not the. No, I see. Not real. See you later, Grams. Take care, dear. Okay. Mi sono veramente perso qualcosa. A worn office chair on wheels. I'm feeling a sudden urge to do a race. I documenti non just some old erano fatture, sì, conti da pagare, insomma, niente di che. Nei cassetti non c'era niente. I've already searched that. Scaffali. Spengo la luce. No, non c'è niente che brilla nel buio. Mr. Bear! How did you get all the way up there? Il nostro Teddy si è arrampicato fino al solaio, fino all'attico. Allora. Siamo un po' a corto di idee. Non potrei ricavare nient'altro dalla rubrica, vero? I got that number already. Nope, couldn't find. Nah, nothing like that. I got her family's address already. Ok. E quindi la rubrica al momento non ci è utile. Il telefono meno che mai, perché boh. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I don't need to ask. Penso che siamo veramente a un punto morto. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname. Well, what do you know? Not much. Maybe you could try to find somebody in... Yeah. I don't need to... Vabbè. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Riesaminiamo un po' il materiale che abbiamo, per vedere se ci viene qualche idea. Questo è il rapporto sull'annegamento. Noi sappiamo, questa è una cosa che avevo visto la volta scorsa e non ho richiamato nel riassunto, che il nonno era andato a trovare i Myers poco dopo il suicidio della ragazzina, o meglio, no, scusate, poco prima del suo incidente, quindi nell'81. A mere single pair of boots on display. Su che diavolo stava indagando facendo ricerche? Perché in realtà poi la stessa cosa... Ecco, Charles ne sa qualcosa? No, Charles non c'entra niente. Purtroppo su questo Koki
non sono riuscito a trovare ulteriori informazioni perché il nocciolo della cosa dovrebbe essere Charles Wade. Abbiamo già detto che richiamare a casa Wade non ci porta a niente, no? Semplicemente perché c'è la segreteria. Aspetta però. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Erica Wade. I want to put a message in here, but I'm not sure what. Ma Erica non era anche il nome della partoriente? Quella di cui si sentiva nel messaggio? Sarà la stessa? That combination makes no sense. You've reached the Rain residence. Vi ascoltiamo un po' sui messaggi. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her first ball. Erica, ecco. Thankfully, e se fosse la stessa Erica, questo vorrebbe dire che questo tizio è il genero di Mr. Wade. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the... Well, anyways, hope to see... Oppure no, no, semplicemente il padre. Scusami. These should come in handy. Sì, perché Charles è lui, no? Quindi Charles Wade è quello. Allora sì, è il padre. Quindi sta parlando di suo nipote. Ok, no, ho avuto un attimo una defiance familiare. Allora, quindi Charles Wade è quello che ha inciso il primo messaggio in cui parlava di Erica che ha avuto il figlio. E quindi fondamentalmente è il nonno di sto bambino. E quindi all'epoca di quel messaggio erano ancora in contatto. Se lui ha sentito il bisogno di chiamare la famiglia Rain e dire ah, perché non venite a trovarci, così e cosa. C'era un bambino che è scomparso praticamente nel nulla, ma in una maniera così, così naturale che poteva essere un fantasma. E non c'è nessuna tracchia. Sfortunatamente non posso fare nient'altro in questo cimitero. Non c'è motivo per entrare nel mausoleo dei Price, perché il nome Price non mi dice ancora niente. Boh, immagino che tornarsene a dormire non sia un'opzione, anche se... Tra l'altro appunto dovrei dormire da nonna, perché... Si perso un pezzo di questa casa, no? Oh, hello, dear. Mind if we talk? Not at all, dear. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has... Apparently, he came up with some brilliant piece of... Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. Any particular... Oh.
Well, gotta go Bye, Cat. Non so, che vogliamo fare? Guardare le foto? Planes. Grandpa in his Air Force uniform. That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Some woman dressed fancy. Planes. Chiaramente sì, gli aerei sono il tema portante. Looks like the rain finally stopped. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Non lo so. Sigarette le ho già usate in una circostanza. C'è qualche problema con l'audio. Non lo sento più. Cosa è successo? Ah, ecco, è tornato. Vabbè. E non ho capito perché si era disattivato l'audio. Ok, quindi non lo so, c'è qualcosa nel... Vediamo se il notebook ci può essere di aiuto. Rivediamo tutte le note di Katie su questa storia. Something was special about that girl. I just know it. I don't have anything to say about that. I wonder who this cocky person really is, and why he needed Grandpa's help so desperately. Something was special about that girl. There has to be some way to find out who bought those paintings. Ci deve essere un modo per scoprire chi ha comprato quei dipinti. Forse posso rinfrescare la memoria di Susan in qualche modo, ma come? Charles Wade. Non so come, ma riuscirò a parlarti un giorno o l'altro. Allora, è chiaro che se riuscissi a sapere il nome del collezionista, poi potrei cercarlo sulla rubrica.
Però Su dice di non aver mai saputo il nome. Come faccio a tirarle fuori un'informazione che lei non ha mai avuto? L'articolo di giornale. Nelle prime ore di domenica 14, una ragazzina adolescente è stata trovata morta vicino a Cornwell Lake. La ragazza lascia sua madre, suo padre e un fratellino più giovane. I funerali si terranno al cimitero di Cornwell il 21 luglio. Sì, infatti c'è anche la data. Questo è il rapporto della polizia, l'abbiamo letto. Grandpa in uniform with two other nonno in uniforme con altri due uomini. C'è qualcosa scritto sul retro. Addestramento di volo base aerea nel 1941. Ma su questa foto non è un argomento di discussione di cui posso parlare alla base. Certo, se potessi andare alla base aerea e farla vedere a qualcuno, magari saprebbero riconoscere gli altri due. Così come non ho potuto parlare ad Aileen di questa foto bianca. Questo è un altro punto morto. L'accendino non mi serve a niente, le sigarette le ho già usate. La pistola per difesa personale, quella spero di non doverla usare tanto presto. Torniamo a parlare con Susan, vediamo se c'è qualche cosa. Sono abbastanza certo che l'interazione mancante è qualcosa che ha a che fare con lei, ma come faccio a... Oh, it's you! E riproviamo tutti gli argomenti di conversazione. I had a few more questions. She. Do you know anything about what happened to my grandfather? How stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Un attacco, è così, almeno è quello che ho sentito dire. Non ne sono sicura, ci sono delle opinioni contrastanti. Ora che ci penso, l'intera faccenda gli capitò non molto dopo essere venuto qui. Quanto tempo dopo? Una settimana forse, al più tardi. Questo me l'aveva già detto, però. Mind telling me what Lily was like? I'd be happy to. She was Nathan's older sister. Era la sorella maggiore di Nathan, di due anni. Lily era come qualunque ragazza in fase di crescita. Normale, felice, parlava della scuola, di ragazzi e di qualsiasi altra cosa. Lei e Nathan erano molto legati all'epoca, giocavano sempre insieme nei boschi. Quando Lily aveva 10 anni cominciò a dipingere. Stava sempre a disegnare su qualunque cosa su cui riuscisse a mettere le mani. All'epoca non avevamo molto, perciò usava tutto quello che poteva. Una volta la beccai addirittura e scarabocchiava sulla carta igienica. Per il suo 12° compleanno le regalammo un blocco da disegno con un assortimento di pennarelli. Andò in estasi. Fu la volta in cui l'ho vista più felice. Da quel giorno in poi il disegno diventò la sua vita. Alla fine la sua insegnante d'arte a scuola l'aiutò ad iniziare con la pittura a olio. Ok. Quando Lily aveva 15 anni qualcosa cambiò. Dapprima pensammo che fossero i soliti problemi adolescenziali, ma no, questo era qualcosa di diverso. Cominciò ad uscire, sparendo per lunghi periodi di tempo. Si chiudeva in camera quando dipingeva e non lo aveva mai fatto prima. Tentai di tutto, consulenze, gruppi di supporto, antidepressivi, niente ha funzionato. Circa un anno dopo lei rinunciò. Il resto lo sai. You know the rest. I'm sorry, Sue. Spiace, Sue. Non riesco a immaginare come sia stato. Thanks, darling. Grazie, cara, ma è passato molto tempo ormai. Ho imparato a conviverci. I don't need to ask her about that. So, tell me about Lily's art.
It used to be about cheerful. Allora, l'arte di lui guardava cose allegre, paesaggi, animali, colori vividi. Ma man mano che sprofondava nella depressione, cominciò a dipingere cose orribili, morte e decadimenti. Gli ultimi pezzi sembravano tirati fuori dritti da un incubo. Terribile. Lily ha mai avuto un riconoscimento per la sua arte? Niente di ufficiale, tranne per quel tizio di cui ti ho parlato che ha comprato la maggior parte dei suoi dipinti. Il collezionista abbiamo già parlato. Charles Wade. Non sa niente. Non mi viene in mente nient'altro. Tra gli oggetti che ho ce n'è qualcuno che può essere utile? I'd rather just ask her about her daughter directly. Giusto. Do you know what this key opens? Well, that's a bit of a weird question. È una domanda piuttosto strana, vero? Ma comunque no. Però non ho provato a chiederlo alla nonna. La nonna potrebbe saperlo. I'd rather just ask her about her daughter directly. Hey, Sue, do you recognize any of these men? Well, there's Joseph Rain. Qui c'è Joseph Rain, sempre così carino. Avevo una cotta per lui ai bei tempi. Ah, senti, senti. E? No way. Non ci credo. Questo è lui. È l'uomo che ha comprato i dipinti. È molto più giovane qui, ma non potrei mai confondere quei capelli o quel naso. Ne sei sicura? Assolutamente, piccola Katie. Questo è il tizio che è entrato in questa casa con 5 testoni nella tasca. Mi è di grande aiuto, Sue. Grazie. Ho un'altra domanda per l'elusivo Mr. Wade. Ah, ma perché è lui? Aspetta, ok, no, quindi... Beh, ci sono arrivato del tutto a culo, in realtà, perché ho semplicemente usato tutti gli oggetti a casaccio. Non avevo alcuna idea che il tizio ritratto nella foto fosse Charles Wade. E invece è pure il collezionista che ha comprato i quadri. Questo ci rimanda al fatto che forse adesso potrei avere qualcosa. Oh, fantastico, sta facendo tardi, vorrei tornare in città. Quindi in realtà questo era l'ultimo anello mancante. Era quello che mancava per completare le cose della giornata e farla tornare a casa. Ok, quindi abbiamo completato il primo pezzo. Hey, you're still up. Ehi, sei ancora sveglia. I was wondering when you'd show up. Mi stavo chiedendo quando ti saresti fatta viva. Com'è andata? Long story. È una lunga storia. Ho scoperto un po' di cose che sono successe quando ero una bambina. Wow. Wow. Che mistero. Allora qual è il piano adesso? Il piano? Non esiste alcun piano. L'intera faccenda è stata un'idea molto stupida. Non lo so ancora, ma mi farò venire in mente qualcosa. Un po' di... dormire un po' è il piano. Sto per svenire, sto per collassare. Non lo so, ma mi farò venire in mente qualcosa. Non lo so ancora, ma lo figurerò qualcosa. What about this Charles Wade? Che mi dici di questo Charles Wade? Non gli hai ancora parlato, grazie. È sfuggente come un camaleonte. E quella strana foto bianca che mi hai mostrato? Quei nastri? Ascolta, conosco questo tizio. Quale tizio? Eileen, rilassati. Possiamo parlarne domani, ok? Oh, adesso è troppo tardi. Oh, I couldn't possibly sleep now. Oh, non riesco più a dormire adesso. Sono troppo emozionata perché non ti fai una carriola di cazzi tuoi. Manco fosse la tua di famiglia. Well, that makes one of us. Nighty. Beh, almeno una di noi lo è. Buonanotte, Eileen. Good night, Kat. Buonanotte, Kat. Ok. Io direi di fermarci qua. Con questo secondo episodio. Ehi, Kathy, sveglia! Era troppo bello per essere vero. You are so lucky there are no. Sei fortunata che non ci siano oggetti affilati vicino a questo letto. Guess what? I got an idea. Indovina, ho avuto un'idea, ma non mi dire. Please tell me it involves you taking a sabbatical. Ti prego, dimmi che ha a che fare col fatto che stai per prenderti una vacanza. So, e così hai trovato tutte queste prove, giusto? Foto, nastri e un sacco di roba. Why? Immagino di sì, allora. Well, as you know, I have a computer. Beh, come sai, ho un computer e conosco questo tizio, questo hacker, Dave, e... Oh, never mind. Lascia perdere, ti scriverò un appunto. Torna pure a dormire.
Io ho il terrore degli appunti che questa donna mi fa trovare quando mi sveglio. Seriously, Eileen, davvero, Eileen, a volte mi chiedo davvero come, a volte mi meraviglio di come il tuo cervello riesca a funzionare. I know, right? Sì, lo so. Sei sicura di volerlo fare, Catherine? Hai ancora del tempo, se pensi che ci sia una possibilità di cambiare idea. Ne sono certa, dottoressa. Mi tiri fuori. Ma per favore non lo dica alla mamma. Mi spiace, ma dobbiamo farlo. È la legge. Nessuno deve saperlo. Faccia finta di esserselo dimenticato. Non sono affari tuoi, la scelta è solo mia. It's none of her business. It's my choice to make. I have enough shit going on with her already. Ho già abbastanza problemi con lei. Questo aggiungerebbe altra benzina al fuoco. Ma cosa, eri rimasta incinta o cosa? Non riesco a capire di che sta parlando. I'm afraid there's nothing I can do. Temo di non poterci fare nulla. Let's just. E va bene, facciamola finita allora. Right this way. Da questa parte. Sì, è un aborto, credo. Almeno, è l'unica cosa che mi viene in mente. Odio questo sogno. D'altra parte ci sarebbe un buon motivo per cui lo sogna in continuazione. Odio questo sogno. Però non mi dici altro, vero? Vabbè. Giorno 2, 26 settembre 95. Non ho memoria di cosa stavo facendo. Immagino che Eileen sia andata a lezione. Probabilmente dovrei farlo anch'io. Ok, ci vogliamo fermare qua? Vediamo un attimo. Sì, un'ora e un quarto può essere una durata più che sufficiente per un video. Così il secondo episodio non lo facciamo troppo lungo. D'altra parte, non voglio andarmi ad impelagare in un'altra serie di indagini che poi non so dove vanno a finire. Concludiamola col giorno 1 e rimandiamo alla prossima a scoprire che cosa ci riserva questa seconda giornata di indagini. Ok, allora, il secondo episodio delle avventure di Caterina Pioggia finisce qui. Io metterò il video su YouTube e naturalmente ringrazio tutti quelli che lo guarderanno, tutti quelli che commenteranno e metteranno un like, eccetera. Spero che vi stia piacendo questo gioco. Con questo io vi saluto, vi rimando al prossimo episodio nel quale scopriremo, si spera, qualche altra cosa su questo Charles Wade e sul suo coinvolgimento nell'incidente del nonno e in quello della ragazzina. Grazie a tutti per l'attenzione, mando la sigla e ci vediamo alla prossima puntata. Dalle avventure di Caterina Pioggia è tutto, buon proseguimento a tutti. Thank you.